Mi trovo nello studio Burlando Bruno De Fraia, via Sarotti 48 a Genova e sono con Elena Bruno. Buongiorno. Buongiorno Michela. Avevamo già introdotto l'altra volta l'argomento di questa puntata, che è l'incentivo occupazione giovani. A chi è rivolto? Quali sono le categorie interessate? Sì, è rivolto ai giovani tra 16 e 29 anni che sono iscritti al progetto Garanzia Giovani. Possono essere iscritti anche i minori se hanno assolto il diritto e dovere all'istruzione e alla formazione. Ok, invece per quanto riguarda i datori di lavoro, a chi è rivolto in particolare, se ci sono delle categorie a cui è più rivolto? Sì, allora è rivolto a tutti i datori di lavoro, possono usufruire degli sgravi contributivi le aziende che assumono a tempo indeterminato persone, a tempo determinato con un minimo di 6 mesi e contratti di apprendistato professionalizzante. L'incentivo viene erogato per tutte le assunzioni che vengono effettuate o sono state già fatte dal 1 di gennaio del 2017 al 31 dicembre del 2017. Non rientrano in queste categorie i lavoratori domestici. Ah, ok. E quali sono le modalità di corresponsione? Allora, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione esclusivamente telematica preventivamente di richiesta di questo incentivo. Poi l'INPS verificherà la disponibilità e a quel punto darà il nulla osta. Nel momento in cui il datore di lavoro ha il nulla osta, entro 7 giorni deve effettuare l'assunzione, comunicando quindi il nominativo del ragazzo, e dopo, entro 10 giorni, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS l'avvenuta iscrizione e confermare la prenotazione effettuata. Parlando invece di importo e di durata. Sì. Allora, per le assunzioni a tempo indeterminato lo sgravio contributivo è pari a 8.060 euro annui. Okay. Per un tempo determinato si dimezza del 50%, quindi siamo a 4.060 euro, e per il part-time viene riproporzionato. Ok, ed è esteso in tutto il territorio nazionale? Sì, è esteso in tutto il territorio ad esclusione della provincia autonoma di Bolzano. Elena, vogliamo anticipare anche l'argomento della prossima puntata? Sì, parleremo del welfare aziendale. Ok. A tal proposito lo studio parteciperà a un convegno a Parma e quindi saremo in grado nella prossima puntata di dare tutte le informazioni più dettagliate. Ok, e altri tipi di informazioni si possono comunque trovare sulla vostra pagina Facebook? Assolutamente sì. Sito? Sì, sulla pagina Facebook e sul sito, che è www.consulenzadellavoroslc.it. Grazie mille. Grazie a te. Grazie mille, alla prossima. Grazie Michela.